Ok, ci Ci siamo. siamo, finalmente. Ciao Stefania. Allora, condivido qua, ora che non c'è nessuno. Condividi su Telegram. Ciao a tutti. C'è qualcuno? Scrivi sul gruppo, siamo in live. Sì. Ciao, ciao ragazzi. Un bel like. Come si vede? Come si sente? Ciao. Ciao Marco! Togli il volume. In che senso si vede male, Riccardo? Come si vede? Come si vede? Tu che dici? Oh, si vede abbastanza bene. Pensavo peggio. Ciao Maro, ciao Francesco! Grazie, troppo buono. Oggi facciamo un unboxing in live, ragazzi. Tutto bene Alessandro? A te come va Stefania? Tutto a posto, tutto a posto. Un po' di raffreddore, ma Un stiamo po' bene. raffreddati ragazzi. Esistiamo, esistiamo. Allora, vi faccio vedere. Questi sono i pacchi che apriamo oggi ragazzi. Quelli lì dietro sono i pacchi arrivati questa settimana. E poi ce ne sono anche degli altri. Tanti, Sì. troppi. Avremmo dovuto fare un unboxing vero, però siamo raffreddati, non ce la facciamo ragazzi. Siamo vecchi ormai, non Sì. siamo Qualche più i giovani di una volta. drone in arrivo. Sì, Antonio. No, non lo so se sono droni. Ora vediamo questi qui cosa sono. Se Stefania riesce a condividere il link sul gruppo Facebook, ce la facciamo. Fatto? Brava, brava ragazzi. Ragazzi, entrate nel gruppo Facebook. Ciao school, ciao ragazzi, ciao. Vediamo un po'. Apri il video. Sta caricando. Vedere. Tu parla qui. C'è il video sfasato con audio, ha detto Francesco. Buona serata. Puoi Chiedi come va il video. dire buon tonno a tutti, per favore. Buon tonno a tutti, per favore. Buon tonno a tutti. Ciao Omar, saluta Omar. Ciao! Chiedi come si sente, come si vede. Ragazzi, come si sente e oltretutto come si vede la live? Ciao belli, un saluto dalla fredda Brianza. Mi saluti, sono Mattia. Ciao Mattia. Mattia, la mia voce, madonna inquietante. Abbastanza. Si sente bene, si vede. Angela ha detto, si vede bene, si sente. Madò, è inquietante Stefania. Oh. I link per il film a tre li trovi sul nostro canale Telegram, Roberto. Ok, che avete fatto di bello oggi, ragazzi? Ragazzi, un bel like, dai, arriviamo a 15 like per iniziare almeno. Si inizia, sì. Nulla. Preparatevi a tanto disagio. Hai pranzato tu, Stefania? Sì. Che Bra. No, mangiate di buono? Che ragazzi, che avete mangiato di non mi buono? ricordo, tra poco bisogna cenare. No, già fammi al pensiero. Brava. Cos'è un capello? Un pelo? Ah, c'era un pelo sullo schermo. Officina. Perché? Oh, 8 gradi. Mamma Qui sono mia. 22-23 gradi. Patato, riso e cozze. Buono, buono. Chi è che l'ha scritto? Francesco. Bravo, Francesco. Francesco. Devo soffiarmi il naso, ragazzi, Ciao Will perdonatemi. Smith. Abbiamo il Will Smith originale. Ciao! Ma quanti un Tanti, pa? aspetta. Troppi per i miei gusti. Sì, così qua sono quelle di oggi, ragazzi. Quella è Stefania con la mia maglietta, me l'hai rubata. Brava, complimenti. E quelli, ragazzi, sono i pacchi arrivati questa Quello è il mio settimana. telefono, E oltretutto. quello è il telefono di Stefania, sì, infatti. E quella è la mazza che darò in testa a Stefania entro la fine di questo video. Un abbraccio anche a te, Roberto. Alza la telecamera. Sistema, sistema. Grazie Silvio, sono bellissima, Silvio. Dalla Chianese darò questo. Livio chiede, ma vendi qualche oggetto dopo aver fatto l'unboxing? Dipende, se li vendo trovi i link nel nostro gruppo Facebook. Giuliana ha detto, ciao Michele, non riesco a trovare l'app Midron, puoi darmi una dritta?
A proposito dell'applicazione Midrone, ho scritto oggi un post su Telegram. Se vai su Telegram oggi trovi il post dedicato. Anzi, ieri sera l'ho scritto. Vai Steph, tagliati, taglierino. Che ragazzi, taglierino. Oggi si campa con questo. Ragazzi, dai, iniziamo. Allora, abbiamo un pacco, gira di qua. Allora, questo arriva da Amazon. Amazon Banggood Gearbest, e questo è un partner nuovo che ci ha inviato un pacco. Vediamo cos'è. Ok, dammelo in mano. Oh mio Dio. Vai Stefania, apri il primo pacco. Oddio. Apri quello lì a sinistra. Stefania non sa qual è la sinistra. La tua sinistra. Questa è la mia sinistra. Ah, è vero, qua è invertito. Quello lì. Questo. Quello! Questo! Quello grosso! Brava Stefania, aprilo! Guardate! Con che forza e che impegno! Dai ragazzi, arriviamo a 20 like per Stefania! Michele, ciao, sono Claudio! Ok, mia moglie sta venendo giù a Bari! Ma non li vendo gli X8 a Bari! Ciao, ciao, salutami tua moglie! Puoi fare un bel fortino, sì, faremo un bel fortino con i pacchi. Un mega unboxing, magari in estate con tutti i pacchi avanzati che ci sono dietro. Brava Stefania, ce l'hai fatta. Ma di taglierini ce ne abbiamo 3 o 4, sinceramente. Allora, però. Allora, c'è qualcosa di più interessante. Lì c'è la stampante 3D con... Io sto tirando a fare un pacco. Vediamo. Cosa c'è? Ah, ragazzi, è arrivata la macchinetta nuova della Nespresso. Questa l'ho comprata su Amazon e l'ho pagata da 100 a 40 euro tipo. Ci sono anche le capsule della Nespresso in omaggio. Però io non lo bevo il caffè. E tu lo bevi? No. E perché l'ho presa? Che ne so? Perché costava poco. Ciao. Vieni qua a prenderlo in mano mentre io apro un altro pacco. Ma che cosa devo prendere in mano? Sono ormai le cose che dici, eh? Eh? Tieni. Allora, se muovi questo si gira. Sì, me lo ricordo come funziona. Ok. Reggimi cosa dicono. Sempre dopo i sensi, me lo offri un caffè, ha detto Brick. Vieni, vieni, che te lo offro il caffè. Allora, ragazzi, non ti avvicinare. No, no, che già sto raffreddato, il naso che gocca. Che fa? Ha appena finito di mangiare. Ragazzi, mi raccomando, like. A fine video vi lascio il link per acquistare questi prodotti in descrizione video. Ragazzi, ditemi se in descrizione trovate link per Telegram e Facebook. Non so se ci sono, ditemi se ci sono ora oppure no. Mi sono arrivati i microbi. Allora, a proposito di non iniziare a fare la tosse che poi non la smetto più. Ciao camper. Che dico? Ciao Domenico, ha detto Daniele. Ciao Samira, ciao. Ragazzi, questo è un coso luminoso, non ti avvicina, sta mette fuori fuoco. Ed è la Xiaomi Bifest. Bifest. È una torcia LED. Saluti da un giovinazzese. Giovinazzo, ciao. Giovinazzese, ciao. Allora, ragazzi, questa è una torcia LED della Xiaomi accessoriata, fa vedere. Cioè, quando devi avvicinarti, non ti avvicini. Okay. Questa è la torcia con la batteria incorporata. Questo è il cappuccio per usarla come torcia. Vi faccio vedere. Questo è il supporto per la bici. E questo è il cavo di ricarica. Magari faccio una recensione di questa più avanti. Ok, ve la tiro fuori, ve la faccio vedere. Vedete? Si vede? Anche troppo. Spegniamo una luce. No. Anzi, metto il cappuccio. Leggi i commenti. Allora. Ciao ragazzi, quando venite a Ostuni? Scusate. In estate. Oh, puoi vedere. Guardate che bello, ragazzi. Sembra una torcia. No. Qua c'è l'indicatore della batteria, che non so se si vede, qui. Poi ha varie funzioni, SOS, intensità 1, 2, 3 e 4. Ora proviamo a spegnere la luce, se mi ricordo qual è il tasto.
Addio, raga. Ma qua non si spegne. Andiamo di là. Aspetta, vieni. Ok. Alleluia. La luce fu, ragazzi. Ma parecchia luce. Sì. Abbastanza. Interessante. Hai fatto già una recensione. No, non l'ho fatta di questo. Ok, andiamo. No, Stefania. Intendevo adesso. Eh sì, l'ho già fatta. Voi la rifacciamo. Vieni, vieni. Scusate. Vai di là. No. E poi, ragazzi, è pure magnetica. Guardate. Se avete qualche bisogno sessuale strano. Ciao Domenico, dico a te. Te lo metti così. Vai. Io leggo che dico. Ma stai facendo vomitare tutti come muovi la teca. Ne va sto coso. Che inquietante. Se, oh. Che mente perversa. A te è questo messaggio. Te lo manda Onofrio. Ciao Onofrio. Ciao Onofrio. Pure il frigorifero con le peroni, no, qui no. Ciao Brick, ragazzi, dai, arriviamo a 30 like, ragazzi. Il taglierino. No, non esiste nessun taglierino qui. Il mini taglierino. Quella mazza, spostati. L'ho presa da Amazon, è quella di The Walking Dead. Buonasera Francesco. Ciao Francesco. Togli sto coso lungo. Bene, allora, apri. Non c'è, non so dove sta, forse sta dietro, vado a cercare. Il taglierino è invisibile, sì. Dov'è la torcia? Sta qua la torcia. Dammela. Sì, aspetta, non sta inquadrando. Oh. Allora, uno ha detto, siete simpatici ma pazzi. Oh, grazie. Sì, si sa, siamo due pazzi esauriti. Attaccalo là, al metallo. Ok, bravo. Apri quella al centro. Se non salvare, io la prima. Vediamo domani chi vince. Daniele, a Chianese piace la mazza. Sì. Concordo con questo. Mi raccomando, ragazzi, entrate su Telegram e Facebook. La mazza di Negan. Bravo, bravo Gaetano che l'ha riconosciuta. Vediamo Stefania se riesce a... Io avevo detto questo qua. Apri questo, che è più facile. No. Dai Stefania, dai, sì. Avete già cenato, ragazzi? Dovete cenare. Io ho fame. Brava, Stefania, brava. Questo pacco, ragazzi, secondo me non ci riesce, concordo. Questo arriva da Banggood e vediamo se Stefania capisce di cosa si tratta. Sei felice come fosse Natale. È sempre Natale con i pacchi. Poi dipende... Aiuta. No, no, è bello vedere come ci prova. Lo so, Brick, abbiamo tutti fame. Ce l'ha fatta. Stasera si cena con gli avanzi di oggi. Grande Brick, Gigi. Ciao, Gigi. È uno zanno. Allora, devi dirmi, cos'è? È uno zaino. Che tipo di zaino? Ragazzi, vedete se voi capite di cosa si tratta. Immaginavo. Che cosa ti immaginavi? Che cosa ti immaginavi? È per il drone. Cos'è? Per il drone. Ciao Andrea. No, non me ne ricordo. No, ora devi dirci di che drone si tratta, altrimenti non ce ne andiamo da qui. Oh! X8. E poi come finisce la sigla X8? SE. Ragazzi, direi che possiamo chiudere il video con Stefania che ha indovinato una cosa, cioè voi che dite, ragazzi? Cioè io non so più, non so più che pensare. È A3 quello che non si piega, invece quello X8 che si piega. Stefania ovviamente capisce se si piega o non si piega il drone, da qui riesce a capire i nomi. Allora, intanto vi devo fare la recensione di questa borsa, di questa cartella. Un attimo, che è bella rigida. Ci sono delle tasche, non ci sono accessori inclusi, però dentro è di gomma piuma e potete metterci il vostro X8 SE. Si appallottola.
eccessivamente, ma questa è comoda perché la metti sulla schiena, è buona anche per chi va in bici, chi va in moto, è anche leggera ed è molto resistente. Tu ci metti, sì, senti pure tu, ci vanno 4 batterie dentro, radiocomando, drone, eliche e il resto, insomma. In settimana vi faccio la recensione di questo. Ragazzi, arriviamo a 30 like per questa borsa. Ok, mettila da parte. Bene. Ciao Isaac. Ciao Daniela. Stefania, che è successo? Che stai pensando, Stefania? Aspetta. Non vi faccio vedere Stefania che sta morendo lì. Ce la fai? Vai bene un po' d'acqua. No, mi sono ripreso. Buonasera a te, Daniele. Quanti Daniele ci sono in questa live? Troppi. Ne rimarrà uno solo. Madonna, raga, io sto morendo. Ciao, Domenico! Domenico... Posso, Pascal. Ah! Leggi i commenti. Non c'è niente come un cavo. Come non vedi? Che sei cieco? Che riesci a vedere da qua? Ciao videomaker, com'è il tempo da voi? Una bella, un po' di nuvole, però non piove. Ieri è diluviato invece. Ciao Rosario, ma ti metterà quando devo controllare una cosa? Chi è Rosario? Rosario, ma ragazzi, conoscete Domenico Chianese? Cioè, lui si chiama Rosario. Rosario, direttamente dal 1800. Ciao a tutti, Rosario del canale, vi vogliamo bene. Ciao Stefania, fatti pagare sei la star, lo so, modestamente. Cosa deve farsi pagare? Io devo pagare, cioè lei deve pagare a me. Ok, finiti, ciao, poi io sparisco nel commento. Scendi col dito, fai col dito su e giù. Sei non dalla parte della telecamera però, dall'altra parte. Ciao, io sono da... Ciao Agrigento! No, non ci siamo mai stati. Di che quartiere sei? Io Libertà, qua a Rossi. Siamo tutti di Carrassi. Ecco, di anche l'indirizzo, così offriamo il caffè a tutti con la macchinetta. Carrassi. Che bel primo piano, grazie. Diceva a me. No. Ma perché, ma su, c'è YouTube, qualcuno, perché su YouTube cerchi addominali bassi? Addominali bassi. Cioè qua, addominali bassi. Ho messo su YouTube, c'è addominali bassi. No, perché cerchi addominali bassi su YouTube? Allora. Caffè per tutti. Sto cercando una cosa, ragazzi, un attimo. Gli addominali, vedi Pasqua, ha detto, gli addominali servono. Per Domenico servono gli addominali. Ragazzi, arriviamo a 40 like, dai che ci siamo. No, sto cercando di capire una cosa, se in descrizione ci sono i link. Sì, ok. Ragazzi, chi di voi ha l'X8SE? Chi ha avuto problemi di quelli che vengono detti ultimamente, di droni che cadono all'improvviso? Ieri ho incontrato Galeazzi all'inaugurazione dello Xiaomi Store a Roma. Ah, sì, a Roma, aperto un altro store, sì. Daniele Mercuri, io vivo ad Arezzo. Arezzo, insieme a Zeb89, mitico Zeb89. Ma che fine ha fatto Zeb89? Che fine ha fatto? Voi lo conoscete? Chi fa la consegna? Michele fa la consegna. Sì. Ciao Gigi, chi è Gigi? Gigi. Ah sì, uno mi chiamo Gigi una volta su Facebook. Io in provincia di Perugia. Dai, facciamo il raduno a casa di Domenico. Anzi, a casa di Rosario. E tra l'altro la stava dormendo, quindi non risponde. Ok, apriamo un altro quattro, lascia così la cosa, leggi i commenti. Apriamo questo. Allora ragazzi, questo l'ho preso da Banggood. Il colore è anche molto carino, a me piace molto. In particolare, blu scuro, blu chiaro, blu elettrico. Oh, avete visto come... Senti Pascal, facciamo i rosari a casa di Domenico. Sì, mi sembra giusto. Ciao Michele, ciao. Che ha scritto? Aspetta, te lo dico subito. Simone. Ciao Simone. Finalmente dopo Barbara D'Urso si... Oh, perché ti guardavi Barbara D'Urso? Allora, però ci facciamo una domenica con Domenico. O poi ci facciamo domenica con il rosario. Michele, mi sai dire? Chi si fa? Dovrebbe essere GLS. O GLS o forse no, GLS mi sembra. Dicevo ragazzi, questo da Banggood, poi vi lascio tutti i link a fine video, il tempo che vado a casa e faccio tutto. Questo che lo vedrete, la torcia, questa qui appesa.
da Amazon, però la vendono anche su Banggood. Ciao Maremoto. Ciao Maremoto. Da Bari. Che nick è Maremoto? Da Banggood, cioè su Amazon, ma sta anche su Banggood e Gearbest. La macchinetta del caffè l'ho presa da Amazon perché costava poco e ve la linkiamo dopo in descrizione, e restano altri due pacchi. Ok, che hanno scritto qualcosa? No, prossimo pacco, sono curiosa del prossimo pacco. Allora, questo arriva da Gearbest, me l'hanno inviato loro, questo non l'ho pagato, lo sapete che io le dico quando non le pago le cose. Chissà cos'è, c'è scritto Smart Lighting Panel, quindi dovrebbe essere qualche pannello luminoso particolare. Scavicchiate, sì. Scavicchiate, che termine è scavicchiate? Ho preso la micro CD che costa. Vado bene Gigi, io la uso sui droni, vanno bene. Vabbè, tu leggi. Seguo sempre, siete bravissimi e molto simpatici. Grazie, chi è che l'ha detto? Maremoto. Grande Maremoto. Ma Chianese è della Puglia o della Campania? Non lo sa nemmeno lui di dov'è, non lo sa nemmeno lui. Ma non apro. E preso un cacciavite proprio brutto. Aspetta, che l'avevo trovato prima, no, trovi, sta qua. Lo soffermo il naso, ragazzi, un attimo solo. Vai, a fuga. Leggi i commenti. Sì. Qui tanti. Che dico? Alessandro ha scritto. Ciao Alessandro. Bella la maglia con i pacchi, grazie. Tutti su Stefano. Oh. Like ragazzi, finiamo di aprire questo di Gearbest. Questo è un prodotto nuovo che voglio recensirvi. Non so se conoscete l'Aurora Light, quei pannelli luminosi. Questa è la versione in miniatura. Francesco, tra sì. Uno è la festa patronale di San Nicola, è vero, oddio. Non è uno specchio fatto. Guardate. Allora ragazzi, in pratica questi sono tutti i pannellini, queste sono le dimensioni dei pannelli e questa dovrebbe essere la parte centrale. Ci sono 2, 3, 4, 4 pacchi, cioè 4, 5 pannelli. Proviamo ad aprirli. Ad aprirli. Poi faccio la recensione di questi. Tu commenta là, Stefania. Allora, non è uno specchio, fate, vabbè, l'avevo capito. Mi puoi dire come contattarti su Instagram? Ha detto Fabio. Vicky. Contattami tramite email, la trovi nelle informazioni del canale. Ciao Giancarlo. Ha detto Giancarlo. Ah, ragazzi, questa è la base. Massimo ha detto buone le panelle. Che sono le panelle? No, aspetta, tu pensa là, sto cercando di capire come funziona. Angelo, e i calzini con le zampe da gatto, le hai provate, Stefania? Sì, mi stanno anche bene. Allora, questo è un pannello che si accende, si comandano con le applicazioni e Alexa. Mi sa che qui a nessuno frega assolutamente un cacchio di queste cose, solo a me. Vabbè. Grazie, siete fantastici. Grazie a... chi è che l'ha detto? Fabio Vitti. Grazie Fabio. Malichero Spark come primo dono per video. Ha detto Dark Note. Non lo so. Mavic Air. Poi Brick ha detto quanto costano i pannellini. Questa versione completa costa 60 euro, credo. Questa è la base. Vabbè, dovrò capire come funziona. Forse è così. Massimo ha detto c'è un Ok. Allora ragazzi, guardate, questo è il primo, poi gli altri si attaccano sopra e fate le forme che volete. Ma hanno detto che non frega niente. Sì, non frega niente. Vi voglio bene. Comunque l'accento barese su YouTube è troppo forte. Grazie.
Inquadra qua. Allora ragazzi, guardate, questo è il pannellino, il primo, ci sono vari che potete collegare tutti insieme. Guardate. È bellissimo. Fa proprio gli effetti particolari, ci sono vari effetti, li controllate sia con l'applicazione, con Alexa, molto bello, guardate che bello l'effetto, e potete concatenarne vari di questi pannelli. Vi faccio la recensione tra qualche giorno, perché secondo me sono interessanti. Vi piacciono? E questi sono venduti in esclusiva su Gearbest per ora. Hanno vinto anche un premio al CES. Non al CES, alla conferenza dell'elettronica. Stefania sta pensando al gabinetto. Ok. Ok, allora, stanno delle varie domande ancora e rispondi. Allora, giro. Giro, innanzitutto. Aspetta. Sono... Okay. È zoomato. Sono dei pannellini LED da programmare. Se posti la focaccia con la mortadella, madonna, la focaccia non è con la mortadella, la focaccia è pura col pomodoro e basta. Ma anche con la mortadella non scherzo. Come si alimentano? Con la USB. Comunque lo vedrete nella recensione, ragazzi. Tu leggi, io intanto sistemo qua. Come si alimentano, ha detto Isa. Adesso ho risposto già con la USB. Ah, ok. Molto bello. Ciao Cristian, saluta Cristian. Ciao Cristian, un bacione. Ragazzi, arriviamo a 50 like. Giancarlo ha chiesto, Michele X8 se merita. Sì, assolutamente sì, prendilo tranquillamente. Io mi ci sto trovando molto bene. Ciao Davide. Ciao Davide. Chi è Davide? Davide Santiano. Fatto un concorso. Ah, magari in estate, verso mese prossimo, ora che viene la bella stagione. Sì, è una buona idea, Gigi, grazie. Ok. Bellini questi, eh? Concordo. Devo vedere. Fate le scatole. Leggi i commenti. Però non ha scritto nessuno. Scrivete! Digitate! Michele, perché vi nomini in Sicilia a fare qualche ripresa, sei mio ospite. Magari, forza Bari, non lo dici mai. No, io il calcio non lo seguo tanto, il calcio. Siamo ragazzi. In Serie C, ragazzi, chissà. Allora, ragazzi, per concludere con questi pannelli, questi sono i pannelli nelle altre scatole e questi sono i connettori da mettere da un pannello all'altro per mantenerli. Ok. Comunque sono ben fatti. Ma qualche rumor dello Spark 2 si sa già, chiede no, Davide. Secondo me se ne parla verso luglio. Luglio, inizio agosto. Ok. Chi è Davide? Santiago. Il Bari è del nostro presidente, ha detto Gigi. No, ragazzi, il calcio non lo seguo molto. Massimo, ma sul pane sole. Ciao Domenico, anche se non c'è, però la sua anima è sempre con noi. La prossima volta pensavo. No, non pensare, non pensare. Saltiamo la sua foto, ragazzi, qua, così, tipo poster. Ci denuncerà un giorno, lo sai. A te, al massimo. Pure a te. Consigli di aspettare le nuove norme sul volo prima di prendere il drone. No, vai tranquillo, prendi il drone e vola in sicurezza. Oddio, pacchi. Ciao Davide. È perché ci sono troppi pacchi, si erano accumulati, poi le live ogni tanto ci stanno per parlare un po' insieme, così, sono anche belle. Ce l'è la sua foto, bravo Pascal, tipo santino nel portafoglio, ragazzi, no, like. No, proprio qua come santo nelle live. Arriviamo a 50 like, ragazzi, abbiamo un altro pacco. Allora, questo... No, questi no assolutamente, questi li apriremo in un video classico. Massimo, questo è l'ultimo. Di chi è quella mazza di Network? Come hai detto prima, è la mazza di Negan di The Walking Dead. The Walking Dead. Allora, posso parlare? No. Questo parlare con me. Arriva dalla che cacchio me l'ha mandato? Non mi ricordo. È un'azienda che me l'ha inviato per fare una recensione. Vediamo cos'è. C'è un piccolo lancio.
Never forget. Allora, è un prodotto tecnologico, quindi ringrazio l'azienda che me l'ha mandato. Ho detto va bene, inviatemelo perché è interessante, quindi niente girata e robe strane. In che senso? Michele, ti piacciono le missioni impossibili? In che senso? In che senso? Tipo quando devo mantenere la cacca per andare al bagno. Al ristorante. Michele, te l'hanno stasera spedito il Mantis Q. Il Mantis Q? Sì, credo di sì. Non mi hanno fatto sapere più niente, ma credo di sì. Ok, ragazzi, allora. Questo viene dalla Bank. Bank. Non so se conoscete la Bank, produce materiale informatico tipo monitor, hardware vario. Il pacco è questo, vedete? Non è di Amazon. Bravo. Grazie. Allora, è un proiettore GV1. Allora, Francesco da Amazon può acquistare l'uccello. Poi vi lascio tutti i link, ragazzi, a fine video. 50 like, ragazzi. Ok, eccolo. Ragazzi, questo arriva dalla Bank. È un prodotto nuovo che vi recensirò. Lo potete comprare su Amazon. È un proiettore molto buono, piccolino, portatile, con casse audio, batteria incorporata. Io lo apro intanto, lo vediamo da dentro. Allora, vediamo qualche domanda. Che drone mi consigli per le riprese video? Se vuoi spendere poco, prendi l'Hub Sanzino. Isaac, che ho vinto. Chianisa. Un bacio da Chianisa. Bank ancora in giro, compravo monitor 15 anni sì, fa. Sì, assolutamente. Bank ora lavora per aziende, cioè più specifica, professionale. Allora, Massimo, hai visto su Bank dove vendono anche le mutande fluorescenti? Fatele mandare per la recensione, sarebbe interessante. Posso farlo, Stefania? No. È un ottimo proiettore. Ah, che nessuno riesce a risolvere un problema con Redmi Note 7. Non interagisce col PC. Ah, purtroppo non ce l'ho quel telefono, quindi non so dirti. Comunque, ragazzi, queste sono le caratteristiche principali di questo proiettore. Vai, 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 vai. Vai, vai, tutto fuori, Stefano. Allora. Ciao, Marco. È Full HD. USB-C la ricarica, altoparlante, si può regolare in altezza, batteria che dura 3 ore. E non mi ricordo da quant'è lo speaker integrato, penso qualche watt, non mi ricordo. Ciao Marcello, saluta Marcello. Ciao Marcellino. Io cerco di aprire qua. Se tu portare il taglierino magari. Io, tutto io ti devo stare ricordando. Tutto io. Miracast, ha detto Isa. Che cosa Miracast? Quanti minuti di volo resiste facendo il video il GGRC X9? 15 minuti circa. Ragazzi, che cavolo di scatole vanno? Senti, leggi Luigi. Aspetta, sto cercando di tirarlo fuori. Che ha scritto? Questo. Il vibratore dell'amica. Di seconda. Io non prendo mai droni di seconda mano. No, secondo me è un pericolo prenderli usati. Questo dovrebbe costare, vi metto il link dopo, 300-350 euro. Ciao Marcello Rodia. No, vuole... La torcia sta lì. Guardate che bella la scatola. Gira la telecamera intanto, le prendi qua. Allora, abbiamo due scatole, poi faccio la recensione completa. Io voglio vedere il proiettore intanto. No, mi sa che... Dove cacchio sta? Sarà qua sotto, ancora più sotto. Guardate che carino. Beh, ragazzi, questo è sicuramente un proiettore abbastanza serio, non quei giocattolini cinesi che si trovano in giro. Guardate, lo speaker sembra abbastanza interessante, bello grosso. 3 ore di autonomia la batteria. Qui sopra c'è il tasto per l'accensione. Vediamo se si accende. Ok, si accende. Leggo dopo i commenti, ragazzi. E intanto il quadro. Bravo. Complimenti. Spegni la luce.
Ta-ta-ra-da! Sto inquadrando? Sì. Ok, sì, è Full HD, ragazzi, quindi è molto definito, non si vede più una cippa. Ecco, vabbè, bisogna regolarlo. Ecco, lo metto sul soffitto. Oh, aiuto! No, no, non va più. È ovvio che non va più. Guardate, ragazzi, si autoregola in base a come... Ma perché lo metti in alto e poi non ce la faccio? In base a come lo inclinate si autoregola, una figata, veramente. Bisogna regolare il fuoco. Ok, e questo è da sistemare. Bene, vai di là, uomo, vai di là, vai di là. Gira. Ok, ragazzi, questo oddio è il proiettore della Bank, il GV1, ve lo linko dopo. Piano piano, non riesco a spegnerlo. Come si spegne? Non l'ho spento. Leggi che hanno scritto di questo. Allora, vabbè, Miki mi risponde su Instagram, ha detto Marcello. Mandami un messaggio su Instagram. Silvia ha chiesto quanti lumen. Ciao Silvia e Luca, ciao. Ciao Silvia e Luca, ciao. Anche Domenico. Quanti lumen ha detto Silvia? Non lo so, te lo farò sapere nella recensione completa, però è molto luminoso come visto. 350, sì. Vabbè, però c'è, già noti che la qualità non è come quella dei prodotti cinesi, cioè già si vede da video, penso, no? Confermatevi voi, ragazzi. Già si vede che è fatto bene. Con batteria tanta roba. Batteria a 3 ore di autonomia. Penso che la cassa sia molto potente. Gaetano, pensavo fosse uno di quelli mini, ci sta allora col prezzo. No, è abbastanza serio. Sto cercando di capire da quant'è il... da quanti watt... E il Giancarlo, togli la plastica della lampada. Sì, vabbè, l'ho tolta. Quando faccio il video completo, ovviamente lo faccio per bene. Ciao ragazzi. Vabbè. Marco, hai la moto? Per quale pilota ti fai in MotoGP? Io il classico Valentino Rossi. Io ho la Honda Hornet comunque. Tu per chi tifi? Rossi. E cambio di tanto. No. Vai giù. Fabio, secondo me. No, già letto quello. Ok. Hai visto, Giacomo? Questa è la cosa buona delle live. Hai visto il Sima V1? Sì, l'ho anche richiesto. Vediamo se mi arriva. Ma... Oh, vedi? Oh, ma hai finito di sgridare la povera Ma no, ma io le volevo tanto bene. Come no? No, lo so che scherzo. Ma mini raduno quest'estate. Venite tutti a Ostuni, ragazzi. A Brindisi. A Lecce. Quelle parti là. Così andiamo tutti a mare. Ma in Utaierin siamo voluti. Un Utaierin... E c'è un manicomio. Aspetta. Un taglierino sempre da scordare. E c'è un manicom. Ti ha mandato un cartone di taglierino. Io ce ne ho 3 o 4 di taglierini. Oh, non mi morire. 200 anzi lume, 5 watt è la cassa, quindi abbastanza potente per essere così piccola. Devo andare, ciao. Ciao Brick. Mi chiede una domanda da porti. Quando il mio Xiaomi mi trova già perde segnale. Hai provato a volare in zone diverse? Può essere la zona dove voli che ha molte interferenze. Un bel like, ragazzi. Oh, Gesù, ma... Ciao Isaac. Comunque i ciao, prodotti belli. Li abbiamo finiti quelli da unboxare. Ora parlate con Stefania, io vi porterò la recensione di questo, il questi qua. Ciao Enzo. La torcia, la macchina del caffè non penso che mi interessi come recensione. Non credo sia così interessante. Che altro abbiamo aperto? No, basta questa. E la torcia l'abbiamo aperto tutto. Ah sì, è lo zaino del drone. Mi porto queste recensioni questa settimana. Purtroppo la ragazzi delle polpette. Questa settimana non so quanto ci sarò, perché c'è la festa patronale qui a Bari. 3 giorni di passione in giro per Bari. Ciao Stefania. Pardon, se sono stata poco galante dei saluti. Figurati, no, Enzo, ti voglio bene lo stesso. Ma non sta parlando di te, sta parlando di me. Vabbè, io cerco di metterlo dentro. Intanto vibra qua. Non farlo vibrare. Comunque siete troppo belli e simpaticissimi. Grazie. Tante allegria, un bacione da Enzo Tito. Tanti pugliesi stasera, raduno, ciao. Raduno in Puglia. Ok. Devi andare su Giorgio. No, noi mangiamo la sera di San Nicola. Sì, Stefano, ti lascio a te. Parlate con Stefano. Noi mangiamo la sera di San Nicola. Cioè, mangiamo come vogliamo. Il mio drone dovrebbe essere attorno ai 2 chilometri. Che poi, perché ti pare? Cioè, l'8 maggio io mi chiedo, facciamo 7 anni insieme. Ah, ragazzi, domani è il mio compleanno. 29!
ma madonna, il vecchietto mio. Oh, Mediatron è X2 Mini. Che cosa? Non lo so, no, non lo conosco. Domani è comprare un appassionato speciale, me stesso. Se fai quando scendete a Taranto vi offro cornetto e caffè. Ci contiamo, eh? Oh, grazie Stefano. Io da piccolo venivo sempre vicino Taranto perché avevo una casa lì con i miei genitori, ma poi l'abbiamo venduta. Auguri, veniamo a mangiare da te, no, da Michela. Da Michela. Grazie, domani compriamo, ragazzi, fatemi domani auguri, perché porta male farli prima. Sì. Una burrata per una pizza napoletana. Allora, tra poco vi sposate. Ti sposi? Con chi ti sposi? Non mi hai detto niente. Tu con chi ti sposi? Con chi ti sposi? Con Domenico. Tu con chi ti sposi? Tutti gli auguri, mo. No, domani, no, raga, domani. Fateli qua, in questo unboxing, domani gli auguri, se volete. Massimo, è bella la freccia. Ciao, caro Vigno, quanti pugliesi. Ma stasera pugliesi a volontà. È bella la festa di San Nicola, specialmente la sera che si sente un fritto dalla salsiccia arrostuta. Ma forse questa, forse. Ma ragazzi, ha fushut. Ha fritto shoot. Ah, l'ha arrostuta fritto shoot. È come scrive, come scrive. No, vedi che l'ha scritto giusto, sei tu che non hai capito. Vabbè, ma forse quest'anno piove, quindi sarà boh, non lo so. Perché Barese? Chi va a vedere le frecce? Noi no. Noi siamo... Ma cosa vuoi? Ma cosa vuoi dalla vita mia? Domani è un altro giorno, la madonna. Se ci arriviamo domani. Oh, ci sto pure napoletano. Non entra più dentro. Corso di Pugliese quando lo fa? Ciao Giovanni. Ah ragazzi, settimana prossima compro anche la macchina nuova. Vi farò vedere anche il video sulla macchina nuova. Penso fra un paio di settimane. Devo vedere prima come va. Così vince napoletano. Io qualcosina penso di sapere, però non voglio fare figo di merda. Ma qua proprio leggero. Ragazzi, farò un sondaggio per vedere chi indovina la macchina che mi sono comprato. Vabbè, è una macchinetta, ragazzi, una macchina da città. Ciao ragazzi. Una macchina 4K, sì, vola. Ciao anche Fabio, ciao. 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 E da lasciami la macchina. Sì, lasciami. Moci, ma e basta. Ragazzi, like, dai, arriviamo a 60 like, o 70, 90, 100, 200. Io... Una Ferrari. Magari, Ferrari, ma poi le gare, intanto. Dove la comprano? La Smart, addirittura! No, le Smart non mi piacciono. Le trovo pericolose, un po' piccole, non mi piacciono. Andiamo, signor Upanin, con pulpa 2 euro. Pulpa! Io sono fritto il Cristiano Madolaca. Ma c'è Cus? Massimo. No. Oh Massimo, se sei ci sei lotto, scusa, se sei lotto a lungomare, butto un grido che noi stiamo qua. Butto un grido. Con la Smart poi dove lo metto a Chianese? Infatti, sul cofano. Marcello, dite voi, uè, why you? Andiamo, bello, andiamo. Ok, allora. Il nuovo taxi volante. Ve lo devo far mandare il taxi volante. Al corto che è mosso, che non ci arriva a compleanno poi, eh. Madonna. Beh ragazzi, vi è piaciuta questa live? Ne volete altre? O preferite i video classici? Il pandino. No, dai, che cavolo. La macchina delle mamme che vanno a fare la spesa. No, per l'amor di Dio. Ma ve lo vedete, Michele? Ciao mamme che vanno a fare la spesa. Cioè, mia madre no, mia madre no. E anche mia madre, quindi. Al nord sono più evoluti, hanno la patente già. Noi siamo... No, siamo ancora... Una live culinaria potrebbe far mancare le orecchiette che cime con cime di rapa. Madonna, buono. Una live... Che vale? Io sono Michi... Comunque, grazie. No, ha detto mitico vale. Ah, no, ancora nostra. E vabbè, oe. Ciao. Facciamo i seri. Prendi un Alfa o la Jeep? No, nemmeno i gipponi mi piacciono. Voi vedete. Voi vedete Michele nei gipponi? Ma ve lo vedete, ragazzi, Michele la mia macchina? Gipponi? Dai, è ragazzi! Entro lì dentro. No, neanche il Millennium Falcon. Sicuramente è più potente di una Smart quella macchina.
E più resistenti anche. Sicuramente. Ma io dico il Millennium Falcon, io voto il Millennium Falcon. Boh ragazzi, noi andiamo a cenare. Che ho fame. Tra qualche minuto, quando esce il video, se volete lasciate un bel commento, fateci sapere cosa volete, se volete parlare ancora con Stefania, noi vi rispondiamo. Troverete tutti i link per acquistare questi prodotti in descrizione video. Mi raccomando ragazzi, entrate su Telegram, anche su Instagram, Facebook. Allora. Vabbè, tu continua, poi chiudo. Enzo ha detto... Io penso di togliere le cose. Michele, un consiglio? Un consiglio, dai, sto da un anno a mettere i soldi da parte, devo prendere qualche drone per... Lo Xiaomi Mi Fi Mix 8S, il drone del momento. Buon appetito, buonasera ragazzi. Grazie ragazzi. Michele, che video esce? No, questo qui, cioè, quando esce questo video, cioè, viene pubblicato... Sì, ok, avete capito. Strini ha scritto Toyota Yaris. Boh, chi lo sa, chi lo sa? Gaetano, buon appetito e forza Napoli. Forza Napoli. chi altro? Cioè, ciao a tutti, non lo so. Buona cena. Vogliamo da sapere che se magno. Poi mettiamo la foto, ragazzi, su Instagram. La storia. Ok, ragazzi, dai, alla prossima. Ciao, amici, vogliamo bene. Un bacione. Mua. Bella luna. Ciao. Ciao. Perché? Perché dai? Io a breve muoio. Madonna, che brutto. Pascal, Yaris Hybrid. Tu che dici?